Dicono che gridi nel sonno, chiamando suo padre. Abbas, razza di miserabile. Non sta a noi giudicare. Io invece dico di sì. Se il nostro signore è impazzito, mi piacerebbe saperlo. Shh. Buonasera. Acqua. Certo. Sedete. Ah, molte grazie. Cosa vi porta qui, vecchio? Compatite, Abbas, ma non derideterò. Ha vissuto come un orfano gran parte della vita, umiliato dal retaggio della sua famiglia. Cerca disperatamente il potere, perché è ciò che gli manca. Egli è il nostro mentore, e a differenza di Al-Mualim o Al-Tahir, non ci ha mai tradito. Sciocchezze. Al-Tahir non era un traditore. Fu scacciato, ingiustamente. Sì. Siete voi. Avevo sentito delle voci, ma non ci credevo. Speravo di poter parlare di persona con Abbas. È passato molto tempo. Impossibile. Abbas usa dei banditi per tenerci fuori dal castello. Meno della metà dei guerrieri qui sono veri assassini. Allora, da dove inizio? Da noi. Quegli uomini sono crudeli. Hanno usato le armi contro innocenti. Purtroppo sì. La brutalità pare essere la loro unica gioia. Allora morranno, perché hanno compromesso l'ordine. Ma chi vive ancora secondo il credo va risparmiato. Potete fidarvi di noi. Hai udito le storie che girano per il villaggio? Su Abbas e i suoi incubi? No, su Al-Tahir. A che proposito? Si dice che un vecchio assassino abbia salvato la vita a un mercante giù nella valle. Pare che si battesse con una lama celata. Al-Tahir è qui, al villaggio. Portate la notizia al castello, presto. Assassini! A me! Voi laggiù, vi conosco? Mentore. Benvenuto. Non vogliamo che finisca ucciso. Là! Uccidete i traditori! Meglio fuggire! Non sei niente senza quel manufatto. Niente! Miserabile vecchio! Arrenditi oppure... Seguitemi al castello! E non spargete sangue se vi riesce! Accidenti, che follia! Meglio scappare! Thank you.
Altair, sono passati 2 decenni dall'ultima volta che t'ho veduto fra queste mura. La tua saggezza ci servirà. Ora più che mai. Ora! Uccidetelo ora! Che cosa state aspettando? Idioti! Vi ha stregato! Il nostro mentore è tornato! I miei omaggi, mentore. Vera bastardi! Combatto per voi. Per l'ordine. Mentore. Tornato, mentore. La vostra presenza è mio onore. Traditore, crepa! Sempre un onore, mentore. Andatevene! Altair. Fuori! Smettetela! Insieme per la vittoria, mentore. Mentore. Bentornato, mentore. Mentore. Dì ai tuoi uomini di arrendersi. No! Sto difendendo Masyaf. Tu non faresti lo stesso? Hai corrotto tutto ciò che rappresentiamo e perso tutto ciò che avevamo ottenuto, sacrificando ogni cosa sull'altare del tuo astio. E tu? Tu hai sprecato la vita a contemplare quella mela, sognando la tua stessa gloria. Questo è vero, Abbas. Ho appreso molte cose dalla mela, sulla vita e la morte, sul passato e il futuro. Adesso vedrai. Le tue menzogne sulla mia famiglia, su mio padre, l'umiliazione che ho subito. Non erano menzogne, Abbas. Avevo 10 anni quando tuo padre venne da me. Era in lacrime. Implorava perdono per aver tradito la mia famiglia. Quindi si tagliò la gola. Vidi la sua vita defluire ai miei piedi. Non scorderò mai quell'immagine. No. Ma non ero un codardo, Abbas. Riscattò il proprio onore. Spero ci sia un'altra vita dopo questa. Così lo rivedrò e saprò la verità sui suoi ultimi giorni. E quando verrà la tua ora, noi ti troveremo. E allora non ci saranno più dubbi. Un vecchio che tuttavia lottò per tenere unita la nostra confraternita. Da ragazzo l'avrei chiamato cocciuto, ma adesso ammiro il suo coraggio. Gli assassini erano la sua vita, dall'inizio alla fine. Non aveva altro.